Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio di Kingdom Hearts, il castello dell'ombrio. Dopo aver affrontato la battaglia contro il falso Riku e aver finalmente sconfitto l'Arsene con la lampadina volante, posso andare al piano successivo, che ho già aperto, e vediamo un po' che cos'è, perché io non mi ricordo. Ho il vuoto totale, raga. Who was it? Who's most important to me? Nothing. Can't you remember? No, I only remember Naminé. Come on, do you guys remember anything at all? Well, surely, surely. It's important, but I just can't remember. I don't want to be, but I didn't stand. Then, we should really make a promise. Huh? What you said back there kind of got my brain thinking. Whenever you make a promise that's super duper big, maybe it gives you the courage to face the scary stuff. Courage. Yeah, let's do it. I wouldn't be disturbed. I would trouble. Even if we get separated. Or even if we sort of forget each other. Whatever happens, we're friends. As a man, I was alone. Ah, bene. Ho ottenuto il trio limite. Ovvero la palla mossa da discoteca, se non sbaglio. Comunque raga, dovrei essere all'ultimo piano, credo, E sì, raga, sono all'ultimo piano del castello dell'ombrio. E qui troverò Marlusia, il capo che sta operando qua nel castello. Una volta eliminato lui, dovrò solo cominciare la seconda storia del gioco, ma la cosa non sarà mica facile. Purtroppo gli scontri dei giochi non sono mai facili. Alcuni lo sembrano, ma non lo sono. Una carta di Cloud, livello 4. Oh, vuoi combattere? Vuoi combattere? Perché vedete, questo piano, raga, serve allenarsi molto. Ride fuoco! Beccati questo. Vai con impatto selvaggio. No, va.
Preferisco il trio limite. Ma non posso avere il trio limite, dai. Vabbè. Volevo il trio limite, ma non lo posso avere al momento. Vai così. E adesso si elimina, maledetto Atlas. Voilà. Senza rulletotto. Andiamo avanti. Almeno ho preso qualche, almeno ho preso qualche carta. Probabilmente, raga, non riuscirò ad andare avanti in questo episodio, però sono abbastanza sicuro che vi posso far vedere qualcosa. Però andare avanti al mio livello attuale non credo. Io te la metto tutta, raga, però se non ci riesco al massimo, beh, mi alleno un pochino e raggiungo il giusto livello per andare avanti. E per fortuna con tutti gli Arles che ci sono, farò in poco tempo. Vediamo un po'. Allora, questo. Che c'è? È ubriaco? Il problema è che poi qua allenarsi sono troppi. Vai, trio limite! Vai con la disco dance! Potere della discoteca! Vai così! Io adoro questo potere! Più l'ho fatto spesso, più ci metto meno a salire di livello. Meno male che qua non sono molte stanze. E filmato. Chi sarà mai? Ma a mio parere potrebbe essere Marluxia, perché dubito che Axel, che è stato lui a farla andare via, la va a prendere. Di questa cosa io ne dubito. Brutto errore, vero? Vai, paperino livello 3. No, me l'ha bloccato, non ti credo. Yeah.
Zia zia Pippo! Ok, siamo a posto. Aiuto, 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 mi segue! Comunque raga, per quanto riguarda l'ultimo che è uscito, dove si può usare acqua su quello che è successo durante il primo, fra, insomma, quella caduta delle tenebre, che poi si è saputo che era anche nel primo capitolo ma non si è vista, ecco, quel gioco lì, ecco, quella con Letton, il 2.8 mi sembra si chiama, ecco, io non lo farò. Poi non so se lo comprerò, ecco. Prima avevo intenzione di comprare anche quella collection, ma adesso ho qualche difficoltà, ecco, a prenderlo. Perché considerando che ci sarà prima o poi Kingdom Hearts 3 per la Play 4, vorrei tenermi pronto per quando uscirà. Quindi raga, sono in modalità risparmio. E purtroppo non posso neanche andare a prendere le altre collezioni che ci sono, tipo Stray Cooper, Principe di Persia, ma non credo che, però credo che la collection di Principe di Persia nessuno sa la caga. Poi Tom Clancy, beh, a parte che Tom Clancy Sprinter Cell di collection, beh, non ho proprio la collection, però ho il primo e il secondo capitolo, uno sulla Play e uno sugli Xbox, quindi direi, anche se non prendo la collection, io sono già a posto così. Non è qua, vabbè, tanto una strada vale l'altra, quindi tutto di qua. Poi la collezione di Dragon Budokai, anche quella mi interessa molto, e anche di God of War, anche quella di God of War 1 che ho visto recentemente, che credo che quella lì sia rara da prendere, da trovare, ecco. Per non parlare della collezione di Silent Hill, poi io di collection ne ho già molte. Ho la collection raga di Jack Dexter, John Enders, God of War Sparta e Olympus, Hitman, beh, il Kingdom Hearts, questa è la seconda. E poi di collection io, vediamo, di collection ma credo basta. Però mi sa che ho anche qualcos'altro, e solo che al momento non ricordo. E muori. Oh cavolo. Vai Pippo! E ora della pulizia! E ora col tuono!
Vedi il tuono, guarda. Vabbè. Vai così, Alert e la brate. Ma non si posso credere. Sono due da ammazzare tutti qua, cavolo. Che fatica. Sapete che vi dico, raga? Allora, attimo, allora, percorso storico, vitalità. Allora, visto che io sono qua e devo superare una, due, tre stanze e sono anche molto faticose, e poi ci sarà la battaglia boss o quello del genere, io direi che questo episodio posso anche finirlo qua e lo riprenderò quando arriverò là, ok? Quindi ci vediamo nel prossimo episodio direttamente là, quindi ciao gente!